Non è con le aperture e chiusure a singhiozzo della strada che si risolve il problema, c'è la doverosa tutela della pubblica incolumità, dicono gli operatori turistici di Valfurva, ma c'è anche la tutela economica di una comunità. Noi, devo dire, operatori di Santa Caterina, che ci siamo riuniti adesso anche per verificare un po' tutto quello che è stato il passato, non stiamo facendo sicuramente una caccia alle streghe. Chiediamo però fermamente che adesso si faccia il possibile, utilizzando delle aziende specializzate, che ne esistono più di una, per far brillare tutti quei massi in alto che sono quelli pericolanti, come quello che è sceso ieri. Perché ieri è sceso un masso che era molto, che si sapeva, c'era da tempo su, e non è scesa la frana, quindi è sceso un masso. Questa è la prima operazione. Parallelamente, da farsi subito, prima che facciano la progettazione di un progetto definitivo, intubare, questo è possibile, l'acqua in alto, portandola via per evitare che entri nel corpo frana. Fatto questo, ci andremo sicuramente a preparare e salvare la stagione invernale e prepararci per la prossima stagione estiva, nella quale ci auspicheremo di cercare di avere anche quell'adeguata comunicazione positiva per cercare di portare più turisti a noi e ripagarci di dei danni fatti negli anni passati. Questo è quello che chiediamo, molto semplicemente ma molto fermamente. Ci sono le possibilità, ci sono i mezzi, ci sono le aziende specializzate. Bisogna fare in modo che le istituzioni tutte insieme facciano questo. Le perdite nella stagione estiva sono almeno del 40% per le strutture turistiche, dice Bonseri, che è anche amministratore della società di impianti. E dire che il primo studio della comunità montana sulla frana del Ruinon risale al 1984. Non è colpa di nessuno e nessuno, ripeto, vuole fare la caccia alle streghe, ma però in 35 anni io credo che di responsabilità ce ne siano tante e di milioni sicuramente. Miliardi prima e milioni dopo ne sono stati spesi. Credo che oggi fare questi due piccoli interventi che noi chiediamo, di far brillare i sassi e togliere, intubare l'acqua in alto, sia il minimo che si possa fare. Questo permetterà a noi comunque di ripartire e rinascere in funzione anche delle Olimpiadi, che non dobbiamo dimenticarci che le Olimpiadi sono comunque assegnate, non siamo in corsa per.